Una buona giornata alla provincia di Pavia all'ascolto. Domenica 7 marzo, ben ritrovati all'appuntamento con Oggi in Edicola, la rassegna stampa di Pavia 1 TV in collaborazione con Agenzia Dire. Iniziamo il nostro sfoglio dal Corriere della Sera. Misure più dure per le varianti. Covid-19, il nuovo DPCM potrebbe già cambiare fra una settimana. Domani il primo messaggio del Premier Draghi. Ministro Speranza, la seconda ondata non è finita. Un piano per evitare la chiusura totale. E poi lotta alla pandemia in primo piano oggi sul Corriere. Piano vaccini, ora si accelera. Arrivano nuove dosi in 4 mesi e qui arriva veramente un segnale incoraggiante. Poi i controlli ai confini, codici sulle fiale contro l'export. Ancora la variante inglese, cosa rischiano i più giovani? E poi lettera Figliuolo, generale faccia come Churchill. Editoriale, la crisi del PD, destini incrociati dei partiti, così Antonio Polito oggi sul Corriere della Sera. E poi Zingaretti da Barbara D'Urso e l'ex segretario va in TV. Al centro, serata finale del Festival di Sanremo, l'annuncio di Amadeus, non farò il Festival Ter. I Maneskin vincono Sanremo, poi Michelin, Fedez ed Ermal Meta. Di spalla il Papa dialoga con l'Ayatollah, sicurezza per i cristiani, il viaggio, l'incontro con Al-Sistani. Taglio basso, la Novax folgorata sulla via del reality, così Aldo Grasso, lo show. Daniela Martani si farà 5 vaccini pur di partecipare all'Isola dei Famosi. Andiamo su Repubblica. Ospedali sotto assedio, attività ordinarie di nuovo sospese, terapie intensive vicine alla soglia critica per la sanità e allarme rosso. Il governo entro 7 giorni la decisione sui divieti. Patuelli, Abi, Draghi estenda le garanzie sui prestiti. Recovery plan è polemica sulla consulenza di McKinsey al Tesoro. La terza ondata del virus così in evidenza oggi su Repubblica. E poi gli editoriali, Francesco nella terra di Abramo, così oggi Eugenio Scalfari su Repubblica, e invece Maurizio Molinari scrive la salute è sicurezza nazionale. Andiamo invece sulla crisi del PD che tiene botta oggi sulla prima di Repubblica, al Nazareno l'aria pulita delle sardine, così Concita De Gregorio, e poi Landini, sinistra riparti dal lavoro. L'anniversario, il secolo di Gianni Agnelli, un pezzo di Ezio Mauro che prosegue poi con una serie di servizi all'interno di Repubblica dedicati al grande volto dell'Italia dell'industria. Andiamo in taglio basso, Sanremo, trionfo Maneskin, Amadeus, non ci sarà terra, e poi Longform, la guerra mondiale delle news, ma si parla anche di Stati Uniti e razzismo, fermata Amanda, la poetessa. Siamo sulla stampa, titolo d'apertura, Covid, il piano di Gelmini contro le regioni, fai da te, CTS chiede misure più severe con le scuole chiuse, Emiliano, basta scaricabarile, criteri uguali in tutta Italia su chiusure e vaccinazioni, 80.000 vaccinatori. E poi intervista a John Elkann sui 100 anni di Agnelli, fiducia nei giovani, orgoglio per Draghi, la lezione di mio nonno, non dobbiamo avere paura del Covid, avrebbe voluto incontrare Greta. E poi si parla anche sulla stampa della visita del Papa a Baghdad, il Papa e l'Ayatollah, ora basta guerre. Taglio centro, specchio in edicola con la stampa, 8 marzo le nuove battaglie delle donne. Taglio basso, l'ultimo Sanremo del nostro scontento. Questo il titolo che campeggia oggi sulla prima della stampa. Siamo sul Messaggero di Roma, Giovannini, la vera sfida a completare le opere, parla il ministro, una task force per le verifiche. Ma si parla anche sul Messaggero di sostegno alle aziende, cassa integrazione, proroga lunga, gli ammortizzatori per tutto l'anno. E poi ancora il governo pronto a estendere la norma, voli e viaggi in treno solo Covid free, Sicilia e Sardegna preparano l'estate. L'editoriale, lo sforzo che serve se le sorti dell'economia dipendono da un siero, così oggi Romano Prodi sul Messaggero. Taglio centro, vaccini in arrivo, medici in fuga, l'allarme della protezione civile, mancano 10.000 camici bianchi per l'immunizzazione, Figliuolo alle regioni, ad aprile avremo le fiale, ma servono operatori in campo, l'esercito.
E al centro la foto di Amadeus e Fiorello, i due mattatori del festival, niente tris, testa a testa nella notte per il primo posto, Amadeus e Fiorello, ultimo valzer. Taglio basso, la musicista Beatrice Venezzi, la parità è un'altra cosa, sono direttore ma con la gonna. E poi ancora Delitto Cercello, il PM in aula, era un uomo buono, ergastolo per i due americani. Siamo sul quotidiano economico Sole 24 Ore, titolo di apertura, prestiti garantiti per le imprese, soluzione ponte con Bad Bank, le misure in arrivo allo studio, l'utilizzo dell'AMCO per prevenire la crisi, domani vertice fra Mise, MEF e CDP per varare nuovi strumenti, nel DL sostegni 500 milioni per le crisi, slitta di un anno l'allerta fiscale del nuovo codice. E poi intervista la ministra Messa, il sapere oltre la crisi. Invece si parla anche di Luna Rossa punta 100 milioni sull'America's Cup, mercoledì al via le regate della finale. E l'editoriale verso la conferenza, l'Europa apre il confronto sul proprio futuro. Taglio centro, asse governo regioni per l'operazione vaccini, il CTS, misure più dure. Ma si parla anche di Golden Power, nel 2020 quadruplicati i tentativi di scalata agli asset strategici. E c'è anche un articolo che riguarda i bitcoin, le criptovalute, il bitcoin e la rivalità con l'oro. Così sul Sole 24 Ore ci spostiamo sul Fatto Quotidiano. Lombardia, sistemi in crash, 3 giorni di vaccinati abusivi, disservizi, l'ennesimo disastro nel piano antipandemia. E si parla del sistema di prenotazione online che però è andato in tilt. E veniamo invece adesso alla copertina sul Fatto Quotidiano di oggi, grande foto in prima pagina con questo titolo: le multinazionali sul recovery sono 4, Draghi, prima grana dal PD a Fratelli d'Italia, Franco deve spiegare, non solo McKinsey, oltre al colosso USA che lavora per Bin Salman, il governo recluta PwC, Ernst & Young e Accenture. Intervista a Fabrizio Barca, scelta pericolosa, i ministeri tornano in mano ai consulenti. Ci spostiamo sull'Avvenire, rinunciare al nemico, lo storico incontro del Papa con il leader sciita al-Sistani, espressa convergenza sul rispetto reciproco e dialogo per il bene del paese e dell'umanità, chi odia il proprio fratello profana il nome di Dio. E poi l'editoriale, la forza debole che fa la storia. Ci spostiamo in taglio centro, il CTS chiede altre chiusure, lockdown, ecco il bilancio. Ma si parla anche di 8 marzo, l'8 marzo a rischio di un passo indietro. E veniamo al tempo, ora la Cartabia batta un colpo, questo è il titolo di apertura, giustizia, orologeria contro chi non fa parte del sistema. Prima Berlusconi, poi Renzi e Salvini, adesso la Meloni, riparte l'offensiva giudiziaria, si è fatto finta di niente sulle rivelazioni di Palamara contro il leader della Lega, ma in questo modo si affossa la democrazia, serve l'intervento del governo. Così l'apertura di oggi sul tempo, diamo in taglio centro, chiesto l'ergastolo per i killer di Cercello, no alla legittima difesa per i due americani accusati di aver ucciso un carabiniere a Roma. Andiamo avanti, c'è un'altra notizia che certo farà discutere, controlli e multe nella capitale, alcol e feste illegali in locali e alberghi. E arriviamo al Manifesto, una foto di prima pagina con il Papa e l'Ayatollah al-Sistani, nell'incontro a Najaf con il grande Ayatollah sciita, Papa Francesco stringe un patto contro guerre, armi e intolleranza per la pace e il dialogo tra le religioni. In controtendenza con quello voluto da Trump, un risultato straordinario sotto il segno di Abramo. Taglio centro nel caos PD è il giorno delle sardine, il movimento occupa il Nazareno e Grillo si candida. E poi intervista Fabio Mussi, il PD è finito, rifacciamo la sinistra. Andiamo sul Domani, il governo ombra della McKinsey, dietro i tecnici ci sono i consulenti, la mossa di Draghi e del ministro Franco, Conte voleva i suoi super manager per il recovery plan, ora il tesoro si affida ai professionisti esterni, l'azienda ha appena licenziato il suo AD dopo aver pagato 600 milioni per l'epidemia di oppiacei negli USA. E poi l'editoriale di Franco Bruni, la crisi di PD e 5 Stelle, la parentesi, Draghi cambia i rapporti tra i partiti. Siamo sulla verità di Maurizio Belpietro, da dogane e protezione civile, ok alle mascherine fuori legge, questo titolo d'apertura, chi doveva fermarle sapeva ma ha chiuso un occhio.
interpretando in modo ultra estensivo la deroga del Cura Italia e rimpallandosi le responsabilità. Le due strutture hanno permesso che il paese venisse inondato da dispositivi cinesi non a norma e pericolosi. Andiamo invece di spalla al decreto sostegno sulle cartelle atto di giustizia, ora niente furbate sui soldi, così Paolo Del Debbio. E invece l'editoriale di Maurizio Belpietro, siamo in ritardo per i vaccini con i soldati, mobilitiamo pure le poste. E poi invece taglio centro, stretto tra le sardine e Grillo, il PD sprofonda nel ridicolo dopo aver governato senza voti per 10 anni, il partito nato dalla fusione PC-DC si scopre irrilevante e gli alleati lo sfottono, così oggi Carlo Cambi sulla Verità. E poi intervista di Nino Frassica, la satira politica, troppa fatica, la lascio a chi la sa fare. Arriviamo sul Mattino di Napoli, cantieri UE, metà al sud, l'intervista, il ministro Giovannini, infrastrutture nel recovery, solo se finite entro il 2026, Covid, cassa integrazione prorogata per tutto il 2021, stop ai licenziamenti fino al 30 giugno. E poi le idee, se nessuno parla di Napoli e dei comuni sull'orlo del crack, così oggi sul Mattino di Napoli. E poi lo scenario, immunizzare per rilanciare l'economia, i ritardi dell'Unione Europea. Al centro Sanremo, svolta rock, la notte dei Maneskin, sul podio Fedez, Michelin e Meta, Ama e Fiorello, senza Tris 2022, spazio ai giovani. E poi taglio centro sempre, la beffa vaccini, in Emilia più dosi che in Campania, i numeri confermano la protesta di De Luca, le forniture slegate da popolazione e ammalati. Cronaca sportiva, siamo sul Corriere dello Sport, Juve, fiamme negli occhi, con Ronaldo in panca per 70 minuti, ribalta la Lazio 3-1, pronta per il Porto. E poi Gravina esclusivo, vacciniamo noi l'Italia, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio al fianco del governo, il calcio è pronto a offrire i suoi hub sportivi per accelerare l'immunizzazione del nostro paese. E al centro l'applauso di Pirlo, Alvaro è stato decisivo. Siamo sulla Gazzetta dello Sport, Juve canta Morata, Lazio KO, successo in rimonta 3-1, Pirlo fa turnover e parte con CR7 in panchina, lo spagnolo Mattatore con una doppietta, Inter a più 7, ora il ritorno Champions con il Porto. E poi il duello del gol, Conte e Gasp Show, così hanno creato i due migliori attacchi della Serie A. Siamo su Tutto Sport, vinciamo per loro, il Toro a Crotone recupera all'ultimo momento Murru, buongiorno e Baselli, ma l'emergenza resta e Nicola carica la squadra, giochiamo pensando ai ragazzi che sono ancora alle prese con il Covid. E poi, più forti di tutto, anche di un arbitro incapace, Rabiot e doppio Morata, la Juve rimonta e travolge la Lazio 3-1 nonostante un clamoroso rigore negato da Massa, bianconeri a meno 7 dall'Inter e martedì arriva il Porto, di spalla Milan, ansia Pioli, infortuni, sorpresi anche noi. Veniamo alla cronaca locale, siamo sulla provincia pavese, vaccini ai prof, partenza caos, la convocazione con SMS non sempre funziona e qui a questo punto in provincia da domani le iniezioni con AstraZeneca in 8 centri a Pavia, Vigevano, Voghera e Salice, però anche qui organizzazione poca. E poi da Lodi a Pavia ritorna in corsia al San Matteo la rianimatrice che scoprì il virus nel paziente 1. Ci spostiamo invece, una notizia che riguarda sempre il Covid e la campagna di immunizzazioni, dalla zona rossa all'immunità di gregge quasi raggiunta a Mede. Andiamo invece sulla cronaca giudiziaria da Pavia, a patto Chirichelli, bufera su Fracassi, Cattaneo non può decidere da solo. E con questo si chiude il quotidiano appuntamento con Oggi in Edicola, di nuovo buona domenica, noi saremo ancora qui domani puntuali alle 8, buon proseguimento con la programmazione di Pavia 1 TV.